Facciamo una buonissima pasta velocissima, una padella, mezzo sacchettino, sapete quell'impasto di salsiccia che si trova in tutti i supermercati, e la rompe un po' con la forchetta. Così la lascio rosolare. Nel frattempo, cioè proprio mentre l'acqua bolle, prendo dell'aglio, questo è piccolino perché è aglio fresco, proprio fresco dall'orto, meraviglioso. Lo stagliuzzo, farò della gramigna. Mentre la salsiccia è rosolata, ma non del tutto, aggiungo l'aglio. Le dosi è un po' sentimento, saranno 3 spicchietti di aglio. Poi aggiungo 2 peperoncini, anche 3, così, così. Ora aggiungo dell'olio, perché la salsiccia è molto poca, e faccio rosolare. L'acqua bolle, mettiamo giù la pasta, in questo caso la gramigna. Mentre la pasta cuoce, il soffritto, questo piccolo soffritto è fatto, ho dei fiori di zucchine che ho sciacquato e tolto il pistillo. Ho dovuto sciacquarli, non si lavano i fiori di zucca, ma ha fatto tantissima pioggia, per cui la terra si è mossa e non c'era altra scelta, li ho sciacquati. Li taglio così, vedete, pezzettini grossolani. Il basilico fresco, anche lui lo taglio e lo mescolo insieme ai fiori. Così li mescolo insieme. Questa pasta è fantastica e cioè, si fa con 4 cose in croce proprio. Se si ha la fortuna di avere l'orto o di aver appena comprato dei fiori. La pasta è cotta, ho riacceso la fiamma in questo soffrittino. Aggiungo subito dell'acqua di cottura, poi o del burro o io ho qui un dito proprio, un dito di panna. Metto questa. Lascio andare, aggiungo una manciata, proprio un cucchiaio di mandorle messe nel tritatutto. Metto la fiamma al massimo. Così. Vado con una bella andata di parmigiano, 2 pugni. Un'altra andata di acqua di cottura e poi possiamo anche un pochettino saltare finché non otteniamo una cremina. Lasciamo andare la fiamma viva. Mamma, guardate che meraviglia, profumatissimo. Un'altra saltatina. Spengo la fiamma, unisco tutti i fiori e il basilico, così, gli do un'altra saltatina a fiamma spenta perché non voglio proprio cuocere i fiori, così siamo arrivati. Questa è la nostra pasta di oggi. Un'altra piccola andata di parmigiano, 2 ciuffetti di basilico e buon appetito!